Salve a tutti ragazzi, io sono Squallery e eccoci su Day Arbillions. Allora, oggi ci andiamo a provare la centrale elettrica Hydra. Questa centrale elettrica continua a funzionare nonostante sia abbandonata da molti anni. A giudicare dai piloni e dai cavi dell'alta tensione che vanno in tutte le direzioni, sembra che questa centrale Hydra provveda energia a tutte le fortezze del resto della regione. Esplora l'edificio principale e il circondario. Recupera quanta più tecnologia possibile. Va bene, vabbè, le solite cose, dobbiamo prendere l'oggetto di missione e non dobbiamo morire male. È opzionale, abbiamo 260 punti impera e 460 punti tecnologia, che spero di trovarli tutti perché mi fanno comodo. Iniziamo, dai. Ok, iniziamo immediatamente a esplorare la zona, vediamo se qua all'esterno c'è qualcosina di utile. Mi dice di esplorare anche fuori, quindi magari c'è qualcosina da raccattare, a parte zombie sicuramente. Infatti, ok, adesso il danno è parecchio elevato. Dovremmo essere anche più veloci. L'ultima volta cosa abbiamo aumentato? La velocità forse. Attenzione, qua ci stanno però dei runner che sono parecchio odiosi. Falli fuori, dai, dai, non ti fare colpire. Qua c'è qualcosa da raccattare, ottimo, là c'è un buco. Però intanto raccogliamo questo. Sono delle granate, va bene, dai, ci possono servire. Continuiamo a esplorare la parte esterna che magari c'è qualcosina. Via. Ok. Qua ci sta un altro buco da dove escono zombie e là ci stanno altri zombie, giustamente. No, ti sei avvicinata troppo. Qua non parlava di truppe di supporto, quindi immagino che questa mappa ce la dobbiamo completare da soli. Questa impressione. È pieno di buchi. È pieno di zombie pure. Io non voglio usare le granate per questi. Poi si perde tutto sto tempo pure a ricaricare quello da dove è spuntato. Ma sono troppi. Sono davvero troppi. Attenzione. Piano piano comunque li riusciamo a fare fuori. Molto pian piano. Ma guardate quanti ne stanno uscendo dal buco. Devi colpire il runner. Perché non colpisci il runner? Sì, vabbè, però ti devi fare colpire malamente, fammi capire. Oh, bravissima, ce l'ha fatta, l'ha capito. Eliminiamo questi che sono usciti dal buco. Ne continuano ad uscire però, maledizione. Proseguiamo da questo lato. Stando attenti a tutti sti runner. Qua. Niente, qua non c'è niente, o non è cliccabile, non lo so. Ma quanti sono sti runner? Sono troppi runner, ci sono troppi runner. Poi li attira in modo eccezionale, che è buono quando puoi eliminarne più di una uno alla volta, così invece, cioè, non posso lanciare una granata per sti quattro tizi qua, dai. Guardi, ne arrivano troppi, ne arrivano troppi, da dove arrivano poi? Se già li avevo eliminati da là, perché ci stanno ancora zombie? Cioè mi giri degli alberi, giro giro tondo. Quello si è fermato, ha detto no, mi sono rotto, basta, non ti inseguo più e ti attacco alle spalle. Quello da dove sta arrivando? Come ha fatto a vedermi o a sentirmi? Scusa, perché ti fermi così? Ti ammazzaro ormai. Got it. Let's go.
qua c'è qualcosa. Ottimo, il kit medico mi può tornare utile, visto che siamo soli almeno per il momento. Non so se mi sto perdendo qualcosa, nel caso poi torniamo dopo, non ne ho la più pallida idea. Vediamo di andare avanti da questa zona, qua si può raccattare qualcosina. Qua c'è qualcosa a terra da prendere, punti impero, ottimi. Abbiamo finito, non c'è nient'altro qua, sembrerebbe di no, quindi possiamo anche tornare indietro. Se poi mi dimentico qualcosa, do un'occhiatina, ma per il momento credo che sia tutto. Qua c'è una porta però. Qua c'è una porta. Proviamo ad entrare, vediamo che succede. E che volete che succeda? Zombie. Zombie che preferisco fare fuori così. Ok, altro. Vabbè, questi piano piano li riusciamo a fare fuori. Qua. Ah, ok. Ah, no, no, no. Spegni. Spegni subito sta cosa. Mi ha fatto malissimo. Mi ha fatto malissimo. Quindi non so se ne vale la pena attivare sta roba. Sala degli attenatori. Attenzione, l'alimentatore d'energia per questa sala è stata attivata. Ok. Non sono tantissimi, quindi penso di riuscirli a eliminare senza attivare sta corrente, no? Che mamma mia, mi ha fatto un botto di danno, siamo praticamente morti. Alle spalle, perché attacchi quelli che camminano? Prenditi quelli con quelli con il livello di forza, dai. Cioè, ne stanno altri qua dentro? Per sicurezza, eh? Sembrerebbe di no. E cosa c'è da fare? Sembrerebbe nulla, a parte aprire sta porta qua. Onestamente non ho intenzione di attivare la corrente. Proviamo ad aprire sta porta. Vorrei aprire la porta, posso aprire la porta? Fammi aprire la porta. Via, via. Fammi attivare qua. No, perché non l'ha attivato? Stupida. E vabbè, ma sei stupida forte, sei. Adesso lo attiviamo, eh. Fatemi uccidere questo. Niente, si è fatta colpire. E devo usare il medikit per forza. Attiva. Ok, via. Ne approfittiamo, no? Ma sono a tempo? Credo di sì. Sì, mi sa che sono a tempo, hanno tipo un tempo di ricarica. Non so a sto punto se ne vale la pena. Vabbè, disattiviamo sta roba, va. Non sembrano tantissimi zombie in questa mappa, sono più che altro sparpagliati, o almeno per il momento, poi sicuramente ci sarà qualche zona strapiena, sicuro. Niente, stanno facendo il giro, aspettiamoli qua. Dai che stanno arrivando, e che giro si fanno però, maledizione. Dai così, falli fuori. Ok, qua sotto abbiamo qualcosina da raccattare, sembrerebbe di no, credo che ci sia solamente porte, ci sono delle porte da aprire, ma anche là sopra ci sta una porta, adesso andiamo a vedere. Il problema è che non ha più medikit, quindi se ci sta della corrente elettrica in giro siamo fritti. Ok, qua c'è qualcosina da raccattare.
Vabbè, abbiamo trovato un kit medico, ok? Quindi possiamo curarci nuovamente nel caso. Ottimo. Attenzione, luogo altamente infetto. Sono state collocate armi automatiche. Ripristinare l'alimentazione per attivarle. Ah, ecco, come la ripristino l'alimentazione? Scusatemi. Qua, ok. Via. Sì, riusciamo a farli fuori. Ottimo, ottimo, dai. Non ho più granate però, quindi questo potrebbe essere un problema. Cerchiamo di dargli una mano a queste macchinette qua, prima che fanno fuori tutto. Mettiamoci qua. Dai, così. E niente. Dai, che non ne rimangono tantissimi. Ci hanno dato una grandissima mano queste cose. Ottimo, ottimo. Possiamo tornare là dentro? Penso che siano finiti. Adesso vorrei trovare anche qualche granata, non sarebbe male. Qua c'è qualcosina da raccattare. Però tu che ti nascondi così nell'ombra e nemmeno ti fai vedere. Ok, ce ne stanno altri? Spero di no. Punti e punti, ok. Punti impero e tecnologia. Che mi vanno bene, però, insomma, se qua ci sta qualcos'altro, qualche altro zombie, lo attiriamo qua dentro e ci facciamo dare una mano. Infatti. Anche se... scusate, ne approfittiamo, no? Visto che c'è l'opportunità di fare ciò, perché non shottarli in questo modo? Stiamo attenti che non colpiscano noi e ce ne liberiamo abbastanza velocemente. Vabbè, dai, sono pochi ormai, penso di poter staccare il tutto. Parte che non sono nemmeno runner, quindi nulla di complicato. Qualcosina da raccattare, altri punti, bene. Ci stanno ancora zombie, sì, qua sotto, quindi eliminiamo anche questi. Questo penso che riattivi la corrente qua, immagino. Vabbè, fin quando non sono dei runner, lei riesce abbastanza tranquillamente e anche abbastanza velocemente a farli fuori. Problema se ci stanno dei runner. Allora, questa porta ci riporta qua indietro, dove ci sta un tizio. Ci stanno dei tizi. Da dove sono spuntati non ne ho la più pallida idea. Mi hanno seguito da fuori? Sembrerebbe di sì. Ok. Continuiamo a pulire, per favore. Ok, perlomeno questa zona l'abbiamo ripulita, vediamo se ci sta qualcosina in giro da raccattare, ma non mi sembra di vedere nulla. Questo che fa? Stacca, stacca, stacca immediatamente prima che ci colpiscono malissimo. Non voglio morire, sì, abbiamo un medikit, però questo mi dà le informazioni della stanza qua accanto. Sale degli attendatori, va bene, dai. Qua possiamo anche aprire. E adesso possiamo vedere che ci sta in questa stanza, anche se immagino di sapere cosa dover fare, no? Eh sì, via, 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 attiviamo qua e ce la diamo a gambe. Non penso che qua riescano a colpirmi, no? No, ma non si avvicinano, mica sono stupidi. Questo non porta la corrente fino a qua, dai, niente, stacchiamo tutto. Mi tocca fare manualmente, mi sa. Ma che c'è qualche
interruttore da quest'altro lato. Secondo me ci potrebbe essere un interruttore di là. È qua. È assolutamente là. Ma come ci arrivo io senza morire male? È impossibile, scusatemi. Proviamo ad aprire anche di qua. Però qua dentro abbiamo i secchietti, quindi li rallentiamo un minimo, no? Eh sì, dai, è l'unico modo secondo me. Maledizione, mi hanno bloccato, mi tocca rifare tutto, dai. Vabbè, ci rivediamo in questo punto. One eternity later. Ok, ragazzi, dai, più o meno siamo dove sono morto prima, malamente pure. Vediamo che cosa ci sta qua sopra. Adesso qua mi hanno distrutto tutte le armi automatiche, quindi potrebbe essere un problema. Tu da dove sei spuntato, me lo spieghi? Non so che cosa ci sia qua dentro, non ricordo nemmeno se l'avevo aperta prima. Ok, si va all'esterno, quindi non l'avevo aperta sicura. Stanno arrivando degli zombie, richiudi sta porta. Non mi sembra il caso di uscire fuori per il momento. Non mi sembra assolutamente il caso di uscire fuori. No, ci sta troppa gente, quindi scendiamo giù. Io quasi ripulirei di nuovo sta zona qua, però è abbastanza ampia. Fatemi controllare invece quest'altra zona qua. Ok, non lo so. Proviamo di qua. Vediamo qua che cosa c'è. Beh, fin quando sono questi, a me va benissimo. Sta pure un bel po' di roba, sembrerebbe. Visto qualcosina lampeggiare. Ok, qua c'è qualcosa. Quello da dove sta arrivando? Cioè, vedete? Gente che arriva così. Poi se io devo scappare di corsa, me la ritrovo alle spalle ed è un problema. Forse qua c'è un medikit. Ok, allora uno lo uso così recupero tutta la vita, voglio stare sicuro. Abbiamo ancora le due granate. Quindi ottimo. Non c'è nient'altro. Qua fuori c'è qualcosa da raccogliere e si trova praticamente all'ingresso. Ok, ricordiamocelo. E qua sembrerebbe che non ci sia altro. Non mi sembra proprio che ci sia altro. Questo cosa dice? Trasformatori settore A. Attenzione, le torri sono state spente a causa dell'elevato rischio di folgorazione. Vabbè, sì, ce ne siamo accorti che veniamo folgorati. Magari però quest'info me la dovevi dare un po' prima, no? Ok, qua ci sta qualche altro zombie, ma anche qua nulla di che. Invece immagino che qua dentro ci sia il panico, no? Perché poi è troppo semplice. Non credo che sia fattibile. E forse che questo era proprio l'ingresso e noi abbiamo fatto un giro della Madonna, giustamente. Ci siamo presi la strada più complicata per entrare, giusto? Centrale elettrica, attenzione, rischio di infezione, edifici circondano, non sicuri. Va bene, dai, ci può stare, ci può stare, ci sono zombie ovunque. Qua non c'è niente da raccogliere, poi ci facciamo un giro all'esterno, ma visto che ci siamo, raccattiamo sta cosa prima che ce ne dimentichiamo. Ok, una granata, buono, dai. Qua? Si prega di prendere posto e attendere il proprio turno. Grazie. Che significa che è una zona piena? Deposito dei componenti, note degli operatori. L'area del deposito deve rimanere adeguatamente ordinata e organizzata in ogni momento. Non lo so. Proviamo qua. Aspettate, aspettate che c'è un libro qua a terra che si è illuminato. L'ho visto, l'ho visto. Intanto si illuminano le cose che ti danno gli indizi. Non c'è nessuno, no? Ok, dai, fattibilissimo. Fin quando sono questi i zombie, a me va bene. È quell'area là che è abbastanza piena, ma ce ne liberiamo poi con le granate. Raccattiamo intanto tutto quello che ci può stare qua dentro, che sembra essere un bel po' di roba pure. Anche se ancora non siamo praticamente neanche a metà. C'era altro qua, ho visto qualcos'altro lampeggiare in quel punto. Boh, forse mi sbaglio. Qua c'è un libro. Fatemi dare un'occhiatina così, che magari il cursore si illumina. Sembrerebbe di no. Va bene, dai.
Abbiamo raccolto un bel po' di roba in questa stanza. Abbiamo ancora tanto da raccogliere, ma piano piano. Cosa sono corde? Non capisco. Devo avere paura di qualche cosa? Meno male che devo stare in ordine, eh? Pensate se doveva. Le cose devono essere buttate un po' così randomicamente. C'è un ordine. Vabbè, perlomeno qualcosina la riusciamo a raccattare in giro. Non c'è nient'altro, davvero? Questo stanzone per due oggettini così e basta? Neanche qualche granato, qualche medikit, niente di niente? Vabbè, ancora abbiamo zone da esplorare, quindi. Nel caso torniamo dopo a dare un'occhiata se veramente c'è bisogno di qualcosa. Facciamo fuori sto tizio, poi ci sarà sicuramente anche qualcosa fuori. Abbiamo ancora tutta sta zona qua da vedere, quindi possiamo ripulire sta zona? Qua ci apriamo la strada. Qua apriamo la strada e iniziamo a spammare granate. Via. Ok. Ok, stiamo attenti a non farci folgorare, vediamo di esplorare un attimo sta zona, così magari queste torrette fanno qualcosa. E beh, insomma, non più di tanto, eh. Mi eliminano un paio, ok, ma non più di tanto davvero. Però effettivamente questa è tipo tutta un'unica zona, quindi magari proviamo ad entrare da qua. Ma quanti ce ne stanno qua di zombie? Allora, sono rimaste le ultime due granate, quindi io direi di staccare qua e di ripulire a mano possibilmente un minimo la zona. Ma sono comunque troppi, maledizione, perché poi non riesco neanche a prenderli singolarmente. Ho tantissimi in modo da usare le granate. Però sei stupida che attacchi quello più distante anziché quello più vicino, così ti fai colpire. Beh, finiranno prima o poi, no? Forse no. Via. Ok. Almeno sembra che questa parte l'abbiamo ripulita. Vediamo di raccattare qualcosina. Altri punti, ottimo. Qua c'è qualcos'altro da prendere. Altri punti. Poi vediamo se mi dimentico cosa. Poi che cosa dice? Settore D, accesso sud, attenzione, elevato rischio di folgorazione, rimanere nel corridoio principale. Ok, quindi mi sa che questa zona ce l'esploriamo per ultimo. Trovato un kit medico, ottimo. Ah. Ok. Proprio attivo là, quindi non dobbiamo attivarlo neanche noi. Credo che sia abbastanza rischioso. Aspettate, là c'è un altro zombie in penombra. Vabbè, sono quelli là che sono arrivati là dal buco. Ripuliamo anche qua sotto e ci sta ancora qualche runner. Ok, altri punti. Qua siamo nella zona di prima. Ottimo. Vabbè, quello serve ad attivare la corrente qua dentro e io non la voglio attivare. E cosa dice questo? Attenzione, settore D è arrivato. Non usare questo accesso a causa del rischio di folgorazione. Usare l'accesso a sud. Ok, quindi da qua non ci dobbiamo pensare minimamente a passare. Dobbiamo andare da questo lato. Però, ragazzi, visto che qua ho detto che possiamo essere folgorati malissimo. Ok, mi sa che non dobbiamo andare in questa zona qua. Quindi stiamo attenti.
Granate, ok. Beh, non penso che ci siano zombie, no? Io da qua mi allontano perché ho paura che quella mi colpisca. Attenzione, attenzione, mamma mia, si è stretto però sto passaggio. Paura che mi prendano ste cose, che fanno un botto di danno. Ci sarà un modo per disattivarle, immagino. Mi sa da là. Granata. Ok, abbiamo disattivato il tutto, quindi adesso qua possiamo aprire. E siamo nella zona di prima, mentre qua dentro. Attenzione, accesso riservato, livello di sicurezza 9. Ok, immagino che qua ci sia un fottio di zombie, prepariamo le granate. Via. Era palese che c'erano zombie, ragazzi, era palese. Questi neanche ci muoiono con una granata. Ok, ne abbiamo eliminati un bel po', ma credo che ne restino ancora tantissimi. E ho l'ultima granata. Dai così. E il resto, ragazzi, ci tocca eliminarli uno alla volta. Bene. E quanti colpi ci vogliono per questi? Non ho più granate, quindi facciamo le cose con calma. Via, 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 che sono troppi e poi corrono, che è una meraviglia. Taniamoci, facciamole fuori una alla volta. Ok, non dovrebbero restarne tantissimi, forse c'è l'ultimo. Ottimo, ottimo. Adesso raccattiamo quello che ci sta in giro. Speriamo che sia tutto qua perché non c'ho voglia di andarmene fuori nella mappa a raccattare roba. Prendiamo anche la reliquia. Qua c'è qualcos'altro da prendere, qua pure. Anche qua. Anche qua, ok. Mancano dei punti ricerca, maledizione. Punti impero li abbiamo ottenuti tutti. Mancano i punti ricerca adesso. Vabbè, ragazzi, dai, non mi sembra che ci siano altre stanze da esplorare, quindi immagino che sia tutto fuori, tutto attorno. Vado a cercare io e poi ci vediamo alla fine. E nulla, ragazzi, mancano praticamente 60 punti. Ho trovato addirittura un'altra granata. Non ho idea di dove siano, onestamente. Ho cercato un po' in giro, non c'è nient'altro. Non mi sembra di vedere nient'altro. Do un'occhiata veloce anche con voi, ma dubito di vedere qualcosa. Cioè, ho controllato ogni singolo angolo e non è vero. Guardate qua dove è imboscata una cassa. Andiamocela a raccattare, dai. E ne ho trovate anche un'altra, guardate, sono proprio imboscate, maledetti. Va bene, prendo queste casse e ce la fidiamo. Penso di aver trovato tutti i punti ormai. Ma prima di andarcene, ci diamo una curata e lanciamo una granata contro sto tizio. Così. Via. Ok. Vabbè, è il tentativo perché giustamente sono morto malissimo, ma ci può stare, dai. E adesso abbiamo un fottio di punti ricerca e anche il punto da spendere per lei che gli darei subito. Vediamo cosa possiamo fare. Velocità di attacco non sarebbe male. Velocità non più di tanto, lei è abbastanza veloce. Portata di attacco e campo visivo, anche questo mi piacerebbe perché effettivamente a volte attacca da troppo vicino. Velocità di attacco, anche questo non è che, cioè, la velocità di attacco non sarebbe male. Vabbè, il rumore non mi interessa assolutamente. Danno, il danno non sarebbe male. Siamo ancora a livello 6, sono mi pare 10 o 11 di stage, quindi potremmo fare velocità. Poi avremmo l'armatura e poi il danno.
danno d'attacco, perché sennò potrei fare destrezza, poi l'umore, non lo so onestamente, però ci sarebbe la salute qua sotto. Più 50%, quindi sì, dai, andiamo sulla velocità, ci spostiamo qua. Velocità di ricarica non mi interessa, preferirei prendere il danno e la salute. Ok. Va bene, dai ragazzi, io direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Nel prossimo episodio ci andiamo a spendere i punti di ricerca, io adesso darò anche un'occhiata su dove spenderli. Vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video. Attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale e ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!